Buonasera ragazzi, e quest'oggi nessuna sorpresa purtroppo. Inghilterra passa supplementari 2-1 e la Georgia viene travolta dalla Spagna 4-1. Vabbè, insomma, era abbastanza, quella di stasera era abbastanza scontato che si prendesse un bel po' di gol. Certo che poi alla fine non è che abbia passeggiato nel primo tempo la Spagna, anzi ha rischiato pure di subire il 2-0 a un certo punto dalla Georgia, che comunque si è fatta valere. Cioè, rispetto all'Italia di ieri, continuiamo a ripeterlo, cioè, è tutta un'altra storia. Ha perso di tanto, però almeno ha tirato fuori la palla, voglio dire. Poi ovviamente quando incontri la Spagna fanno cosa vogliono, hanno fatto 30, 50, 40 di rimporto, quante cacchie ne hanno fatti, possesso palla 90%, insomma, ovviamente contro la Spagna cosa devi fare? Cosa devi fare? Cercare di andare in contropiede, difenderti, ma quando incontri questa nazionale qua non puoi fare altrimenti. Un gol a culo, quello della Georgia, un autogol, ormai sempre autogol, sta dominando la classifica canonieri, gli autogol. Ma è oggi che ho avuto un certo fastidio a vedere l'Inghilterra passare il turno in quella maniera. Era praticamente, mancavano 10 secondi, 10 secondi, 10 secondi, e la Slovacchia avrebbe fatto un miracolo. Il miracolo, un gran gol nel primo tempo. Poi, per carità, l'Inghilterra occasioni ne ha fatte, ha preso un palo. E poi arriva Bellingham, ha fatto niente tutta la partita, fa sto colpo di rovesciata, adesso pallone d'oro adesso. Giusto all'ultima occasione, l'ultimo respiro, se quella palla rimbalzava, andava da fuori, Slovacchia-Svizzera sarebbe stato il quarto di finale, sarebbe stato veramente bello come quarto di finale. Adesso Inghilterra-Svizzera, forte Svizzera, tutta la vita con questi sbruffoni inglesi, veramente. Dopo 3 anni fa io non li sopporto proprio, sono proprio degli sbruffoni sopravvalutati. Mi speriamo che la Svizzera gli dia una bella lezione, perché quest'oggi l'Inghilterra, voglio dire, ha rischiato veramente grosso, ovviamente con la Slovacchia, non puoi pretendere che faccia. Però comunque intanto, se facciamo sempre a paragone con l'Italia di ieri, la Slovacchia si è fatta molto più valere rispetto all'Italia di ieri. Ma non ci voleva molto, non ci voleva molto assolutamente. Poi ha fatto anche un gol, è andato in vantaggio, ha rischiato di subire il pareggio. Quando è il primo tempo? Non mi ricordo più. Con quello di Foden, che poi era fuori gioco abbastanza netto. E ho detto, dai, è la volta buona che l'Inghilterra se ne esce fuori. E invece, è andata bene, subito 2-1 nel primo tempo supplementare. Poi secondo tempo supplementare, ovviamente, Southgate ha messo un 5-4-1, tolto sia Bellingham che Kane. E la Slovacchia poteva anche fare il miracolo al 120esimo, sarebbe stato bello almeno a livello di gol, invece no, neanche quella speranza c'è stata. Niente ragazzi, sono arrivati ai quarti di finale scontati questa sera, nel senso si sono qualificate quelle di cui ci aspettavamo. Però voglio vedere invece cosa potrà combinare la Spagna contro la Germania, perché finora la Spagna ha passeggiato con l'Albania, con l'Italia, contro la Repubblica Ceca. Voglio vedere adesso con la Germania, che dovrebbe essere una squadra un po' più organizzata, sarà dei quarti di finale come se fosse una finale, quasi una finale anticipata. Quindi forza Germania con tutto il cuore, e vediamo un po' cosa potrà succedere. Inghilterra contro la Svizzera, adesso anche lì sono curioso di vedere la Svizzera se effettivamente anche loro sono una squadra organizzata. L'Inghilterra è battibile, per l'Inghilterra che si sono visti in queste partite qua, l'Inghilterra ha dei giocatori buoni singolarmente, ma comunque battibilissima, quindi tifiamo con tutto il cuore, almeno io tiferò con tutto il cuore della Svizzera e la Germania, mentre vediamo poi gli altri quarti di finale, gli ottavi di finale cosa succederà, se ci saranno delle sorprese, ci sarà una sorpresa. La Svizzera non è che lo è stata molto, sappiamo che l'Italia, certo, sorpresa che l'Italia perdesse in quella maniera, sì, da un certo punto di vista, però comunque. Ora vediamo un po' cosa capiterà, se ci saranno delle outsider che andranno più avanti.
Io la Slovacchia ci credevo, a un certo punto ho detto ma chissà che magari fa il colpaccio, insomma, era fattibile, non è che voglio dire sono tutte scontate le partite. E invece l'entità ha aiutato Bellingham, ormai sarà il nuovo pallone d'oro, ormai, secondo me, ormai talmente scontato, probabilmente la Champions League sarà sicuramente pallone d'oro, poi soprattutto se dovesse vincere l'Inghilterra l'Europeo, sicuramente c'è il pallone d'oro in tasca, perché me lo stanno esaltando tutti quanti. Però comunque, detto ciò, ci vediamo prossimamente. Io tra l'altro con i gameplay sono un attimo pensando cosa fare, ora che ci sarà Germania-Spagna potrei effettivamente fare un gameplay del genere, diciamo i big match, quarti di finale, semifinale, finale, cercherò di farli quanto possibile. E ovviamente di commentare nei post partita per quanto possibile anche nei miei tempi. Comunque ragazzi, Spagna e Inghilterra passano il turno come ci si poteva aspettare, vediamo un po' cosa faranno Francia-Belgio e il Portogallo, cosa faranno queste grandi squadre e, insomma, niente, nulla è scontato, però prima o poi capirà una sorpresa. Ci è mancato poco quest'oggi, ci è mancato poco. Può darsi che magari Austria e Turchia potrebbero andare più avanti possibile, una delle due comunque passerà il turno. A presto ragazzi, tornate bene, iscrivetevi al canale, ciao.